Con il presidente dell'associazione Ducezio, Salvatore Farina, parliamo della bellezza architettonica di questo posto che si abbina alla bellezza dei prodotti che si possono degustare, che si possono soprattutto ammirare. Insomma, la bellezza la fa da padrone qui. Non è un caso che siamo al Monastero dei Benedettini, perché noi siamo alla quarta mostra del dolce e del gelato siciliano e ogni anno selezioniamo con cura il sito che ci deve ospitare, perché a livello proprio, voglio dire, di statuto, di principio, no, la filosofia che sta alla base dell'associazione, che ribadisco è un'associazione culturale, non di categoria, quindi già dal titolo, dal nome è Ducezio, appunto. Duci è la parola sicilianissima dolce, e Ducezio è il mitico re dei sicoli, quel mitico re che già nel 450 a.C. tentò di riunire la Sicilia, e quindi si sposa benissimo con quello che è il nostro spirito, cioè noi, proprio perché dietro ai dolci siciliani c'è tanta storia, c'è tanta cultura, c'è tanta religione, allora attraverso i dolci e il gelato siciliano vogliamo valorizzare l'isola di Sicilia. Nell'occasione c'è anche la possibilità di percorrere una via del dolce, partendo, esatto, dalle feste principali. La mostra, appunto, ha una sua identità, nel senso che i dolci non sono messi in esposizione a caso, ma seguono appunto il percorso delle stagioni, delle feste, perché quasi tutti i dolci della tradizione sono legati a dei riti e quindi alle feste. Quindi vedete le principali feste dell'anno, i dolci dedicati ai santi, e così poi c'è bellissimo sicuramente, ed è stato difficile da realizzare, perché i dolci dei monasteri femminili, ecco, segnalo il tavolo dell'esposizione delle monache, i dolci provenienti dai monasteri femminili, è stato difficile riunirli perché siamo alla base, all'origine della pasticceria siciliana. Il primo laboratorio di pasticceria nasce nei monasteri e si trovano in tutta la Sicilia. Una grande fatica, un grande sforzo organizzativo, però poi vedere gli sguardi di questa gente che visita, meravigliati, diciamo, estasiati, ripaga da questa fatica. Sicuramente, sicuramente, ma l'occhio di meraviglia io lo colgo e mi commuove ancora di più all'interno dei nostri soci, cioè molti pasticceri non conoscono le tradizioni, no, dei colleghi pasticceri dall'altra, quindi veramente Ducezio, viva Ducezio, perché stiamo cercando di riunire la Sicilia, come ho detto, attraverso il dolce.